Oltre due secoli fa, Verona fu attraversata da un'insurrezione popolare contro l'esercito francese. La rivolta, passata alla storia col nome di Pasqua Veronesi per il periodo del 1797, nel quale si svolse, fu poi soffocata nel sangue dalle truppe napoleoniche. Domenica, davanti a molti turisti e a molti veronesi, si è svolta una ricca e lunga rievocazione storica nelle vie del centro città. La cerimonia, con tanto di figuranti in divisa della Serenissima e in divisa francesi, è scattata in Piazza dei Signori, per snodarsi poi per Corso Sant'Anastasia, Corso Portoni Borsari, via Oberdan fino in Piazza Bra. Non sono mancati i colpi di fucile e di cannone, ovviamente a salve, ma che tanto sono piaciuti al folto pubblico accorso a vedere questa rievocazione, che aveva il patrocinio del comune, della provincia e della regione. A seguire, fino alla fine, la spettacolare ricostruzione di quei drammatici momenti delle Pasque veronesi che videro per alcuni giorni i veronesi mettere in scacco il grande esercito napoleonico, anche molte autorità. Ma come detto, il vero successo di questa iniziativa è stato decretato dal pubblico, davvero numeroso e in molti momenti apparso anche entusiasta dello spettacolo.